Quali sono gli animali che diventano mangiatori di uomini? Quali sono le ragioni che spingono un predatore a scegliere l'uomo come sua preda preferita? Quali sono i mangiatori di uomini più famosi della storia e chi sono gli uomini che li hanno affrontati e uccisi? Con questo nostro primo appuntamento inizia una serie di dossier sulla storia della caccia grossa. Il primo episodio della serie, intitolato I più famosi animali mangiatori di uomini, è dedicato agli animali che sono passati alla storia per aver ucciso e divorato moltissimi uomini. In questo dossier vi dirò i loro nomi, la loro vita, le presunte motivazioni che li hanno spinti a diventare antropofagi e quindi nutrirsi di carne umana come agivano, i luoghi dove hanno operato. Vi presenterò e vi farò conoscere gli uomini che li hanno affrontati, le loro gesta e avventure, gli stratagemmi e i trucchi inventati, gli errori commessi, le armi, i calibri e le munizioni usate, le tecniche di caccia impiegate per ucciderli. Lo farò attraverso i loro stessi scritti e i reporter di scrittori e giornalisti altrettanto famosi che li hanno incontrati, conosciuti e seguiti nelle loro attività venatorie. Nelle intricate foreste di mangrovie del Golfo del Bengala incontriamo uno dei più temuti predatori della natura, la mitica e misteriosa tigre del Bengala che si nasconde in queste paludi. Lo scopo principale che mi sono prefisso quando ho ideato questa serie di dossier dedicati ai protagonisti della caccia grossa e alle specie selvatiche da loro cacciate è quello di farveli conoscere in maniera completa per non perdere una importante parte della storia della caccia grossa o big game hunting che loro stessi hanno contribuito a fondare, costruire, mantenere e trasmettere ai posteri. Il primo appuntamento della serie è dedicato ai più famosi carnivori mangiatori di uomini della storia e ai cacciatori che li hanno affrontati e uccisi. Bisogna innanzitutto distinguere tra l'animale mangiatore di uomini abituale, detto antropofago, e quello occasionale, ossia quello che uccide un uomo per fame manifesta, per difesa o perché disturbato più o meno involontariamente nelle fasi di cura della prole o durante il consumo di cibo. L'animale mangiatore di uomini abituale è un soggetto singolo o un gruppo di soggetti che per varie ragioni mettono l'uomo come preda al primo posto della loro dieta. In effetti diventano cacciatori abituali di uomini. In natura non esistono animali antropofagi. Alcuni predatori lo possono diventare, ma in generale si può dire che qualsiasi animale alla vista dell'uomo prefer preferisca farsi da parte evitando l'incontro o peggio lo scontro. La causa di questo comportamento si spiega probabilmente nel fatto che l'uomo caccia tutti gli animali del pianeta indistintamente da ormai decine di migliaia di anni, generando così in essi un atavico timore. Altresì questo atavico timore si è irrigidito soprattutto negli ultimi 250 anni, periodo nel quale l'uomo ha aumentato spaventosamente la sua popolazione sulla Terra e ha inventato le armi da fuoco. E tale atavico timore viene tramandato da questi animali alle generazioni successive per mezzo del codice genetico. Tuttavia, ben più spesso di quanto l'uomo medio possa immaginare anche in tempi attuali, alcuni animali diventano mangiatori abituali di uomini, seminando il terrore tra le popolazioni che hanno la sventura di condividere lo stesso territorio. I motivi per i quali un predatore diventa mangiatore di uomini abituale sono 12. Impedimento fisico, ferita, trauma o consumo di denti e artigli per anzianità, che ne limita le specifiche attitudini a cacciare le proprie naturali prede. Drastica diminuzione del numero delle prede naturali e o dello spazio ambientale a sua disposizione. Quindi sto parlando di eccessiva antropizzazione. Conflitto in aree con allevamento domestico. Allontanamento forzato dal branco per cambio della scala gerarchica o, o per vecchiaia. Assunzione di carne umana a seguito di abbandono dei corpi per causa di epidemie o pandemie. Aumento dell'aggressività a causa di cambiamenti del clima come siccità o gelo estremi, oppure aumento della salinità dell'acqua normalmente assunta per dissetarsi. Affascinati dalla missione da compiere, i nostri cameraman riprendono instancabilmente la vita di questi grandi predatori. Escalation naturale da spazzino a predatore opportunista. Realizzazione della facilità insita nella predazione sull'uomo. Oppure superamento della paura ancestrale verso l'uomo. In ultimo, incarnazione di demoni in animali predatori. E ancora magia nera e criminalità e poi... Semplice evoluzione. I teatri che hanno visto e vedono tuttora protagonisti i predatori mangiatori di uomini più famosi della storia sono l'Africa e l'India in primis, e le due Americhe, in particolare il Nord America, in secundis. Ma quali sono gli animali che possono diventare mangiatori abitudinari di uomini? I principali sono la tigre, il leopardo, il leone, il lupo, la iena, gli orsi bruno, grizzly, nero, polare e dal collare e il puma. Il coccodrillo sia marino che del Nilo in taluni casi possono essere considerati quali mangiatori di uomini abituali, ma nella maggior parte dei casi no. Tra gli abituali soltanto il leone e il lupo possono formare branchi di mangiatori di uomini. Quali furono invece i cacciatori più famosi di animali mangiatori di uomini nella storia? In Africa furono Patterson, George Rashby e John Pondoro Taylor. In India Jim Corbett e Kenneth Anderson. Andiamoli dunque a conoscere. Reso famoso in tempi moderni dal film hollywoodiano del 1996 intitolato Spiriti nelle tenebre, vincitore di un premio Oscar e interpretato da Val Kilmer e Michael Douglas, il tenente colonnello irlandese John Henry Patterson uccise i due leoni mangiatori di uomini di Tsavo in Kenya il 9 e il 29 dicembre del 1898 impiegando principalmente una carabina militare Lee-Metford o Lee-Enfield in calibro .303 British e cartucce con proiettili da 215 grani solidi, una munizione militare e una non ben specificata carabina a blocco cadente Martini, forse una Martini-Henry in calibro 577 450 o una Martini-Enfield in .303 British. Ai due leoni di Zavo furono attribuite 135 vittime. I motivi più probabili per i quali i due leoni diventarono mangiatori di uomini abituali furono una concomitanza di tre cause serie accertate ed una ancora avvolta nel mistero. L'epidemia virale denominata Rinderpest o peste bovina, che a partire dal 1896 abbassò drammaticamente tra l'80 e il 90% il numero degli erbivori selvatici e allevamento nell'intero sud-est dell'Africa. Il fiume Tsavo si trovava in piena rotta degli schiavi, i cui aguzzini abbandonavano i corpi degli schiavi morti lungo le strade del Bush. I rituali funerari dei lavoratori indù del ponte sullo Zavo che prevedevano una parziale cremazione dei corpi dei numerosi morti per malaria e altre malattie endemiche. Questi tre fatti aumentarono spaventosamente le possibilità di formazione di un nucleo di leoni mangiatori di uomini. Tuttavia, quando Patterson trovò per un caso fortuito il rifugio nascosto dei due leoni, all'interno di esso rinvenne i crani e le ossa della maggior parte delle loro vittime. Un fatto assolutamente inusuale, anzi rarissimo, non soltanto per dei normali leoni, ma persino per dei mangiatori di uomini. Questa quarta causa aprì la strada alla possibilità di considerare una vera e propria incarnazione di due demoni, nelle spoglie dei due leoni. Il film Spiriti nelle Tenebre è molto lontano nella trama e nella narrazione dei fatti dalla vera storia raccontata dallo stesso Patterson nel suo celebre libro The Man Eaters of Tsavo. Ma questa quarta causa è l'unico principio che si salva. Infatti, nei suoi tentativi di uccidere i due leoni, Patterson fu sempre solo. Tuttavia è il seguente caso che costituisce il più grande mistero sugli animali mangiatori di uomini, quello dei leoni di giombe. Il cacciatore e Game Warden inglese George Rashby uccise 22 leoni mangiatori di uomini di giombe, in Tanzania, i quali nell'arco di 13 anni, dal 1932 al 1947, uccisero e divorarono più di 1500 persone. Per dar loro la caccia, per lo più con la sua fidata guida Alfani, impiegò un Express in calibro 9.3x74 Rimmed e una carabina bolt action Wesley Richards su azione Mauser in calibro 404 Jeffery, ma sopra di ogni altra cosa impiegò un coraggio, una perseveranza e una pazienza che lo resero unico nel suo genere. Il caso dei leoni di è rimasto quale il più eclatante nella storiografia degli animali mangiatori di uomini, sia per il numero di persone uccise, sia per il numero di leoni coinvolti nei fatti, sia sì ancora per l'arco di tempo durante il quale questi felini terrorizzarono un'area enorme di savana. E sia ancora per l'ampiezza e la natura del territorio nel quale questi leoni si muovevano e agivano per i loro attacchi. E questa vicenza, vicenda scusate, ha dimostrato anche la verità circa la possibilità dei mangiatori di uomini di trasmettere questa tragica attitudine alle generazioni successive. La storia dei leoni d'ingiombe. Stavolta posta in maniera assai vicino alla vera storia narrata da George Rashby nel suo libro scritto, da T.V. Balfin The Hunter Is Dead, è stata messa in pellicola dal regista Robert Del Maestro per la BBC2 nel 2005 con un film dal titolo The Man Eaters of Jombe, interpretato dall'attore Adrian Rawlins. Le cause ascritte da Rashby, Ai Tempi, Game Warden in capo del distretto, quindi unico ufficiale incaricato dell'eliminazione dei leoni mangiatori di uomini in giombe, erano di ordine naturale come conseguenza dell'epidemia di febbre emorragica che aveva fatto strage di bestiame selvatico e domestico, miste a criminalità locale. Rashby non credé mai durante i 13 anni di caccia selvaggia a questi leoni alle cause addotte dai locali, ossia l'incarnazione di demoni nei leoni e alla magia nera perpetrata dal locale sciamano, sebbene alla fine della storia ebbe un ragionevole dubbio a causa di un fatto innegabile. Il punto chiave dell'intera vicenda ruotò intorno ad un personaggio coinvolto nella storia, un medicine man chiamato Matamula uno stregone che fu deposto da commissario del distretto di Ingiombe per corruzione nel 1932. In concomitanza con la sua deposizione dal potere iniziarono i massacri, i quali terminarono nel 1947 dallo stesso identico momento in cui fu rimesso a capo del distretto su pressioni della popolazione locale esasperata dalla situazione. Sebbene Rashby documentò sempre tutti i leoni mangiatori di uomini uccisi. Rashby aveva avuto prove evidenti, ma non documentabili ed esigibili, visto la loro natura, del coinvolgimento di Matamula nell'intera vicenda. Il sospetto di Rashby era quello che Matamula avesse organizzato una serie di assassini con una banda di complici simulando con false tracce e false ferite sui corpi degli uccisi l'azione di un gruppo di leoni. Fatti che si aggiungevano ovviamente a veri e numerosi assalti di leoni locali che erano effettivamente diventati mangiatori di uomini a causa, a causa della scarsità di prede selvatiche dovute alla forte epidemia di fo febbre emorragica che ne aveva decimato le popolazioni. Tale sospetto si radicò in Rashby perché seguendo le tracce dei leoni dai villaggi dove avevano colpito al bush aveva notato che tendevano a fermarsi in un dato luogo dal quale si separavano in piccoli gruppi sparpagliandosi in più direzioni. Atto che ripetevano quando si ritrovavano in un dato luogo tutti in insieme provenendo, provenendo dalle più svariate direzioni per poi dirigersi tutti insieme verso un altro nuovo obiettivo. Rashbi cercò, invano, di scoprire una eventuale logica seguita da queste bestie nella sequenza degli attacchi. La credenza locale che vedeva Matamula capace di trasformare a suo piacimento uomini in leoni e viceversa. Chiamati Mutu Simba o uomini leone, si concretizzò proprio con l'uccisione del ventiduesimo leone da parte di Rashbi. La gente locale lo ringraziò di tutti i sacrifici fatti nell'uccisione dei ventidue leoni in tredici anni di tribolazioni, ma lo mise in guardia anche sul fatto che la cessazione dei massacri trovava un'altra. Unica spiegazione nella rimessa al potere di Matamula, tanto che lo stregone ebbe la sfrontatezza di affrontare Rashby dicendogli che soltanto da quel momento in poi nessun leone avrebbe mai più ucciso un solo uomo a Njombe. E così fu. Strano luogo l'Africa. John Pondoro Taylor, un famoso cacciatore irlandese di avorio, e autore di libri molto apprezzati sulla caccia, sulle armi e sui calibri per il big game hunting, uccise anch'egli 22 leoni mangiatori di uomini disseminati nei distretti di Benga, Nsungu, Mayembe, Makwan, Mandimba e Usori, negli attuali Tanzania, Zimbabwe, Zambia, Malawi e Mozambico. E un leopardo mangiatore di uomini nel distretto di Anquasi in Mozambico, impiegando vari express in calibro 4,50-400 Nitro Express. Uccise anche diversi coccodrilli del Nilo mangiatori di uomini. Tutte queste avventure di caccia ai mangiatori di uomini che affrontò e uccise sono narrate in maniera completa ed esaustiva nel suo libro Maneaters and Marauders. John Taylor fu un cacciatore d'avorio il quale, spinto dall'amore e dal rispetto verso le popolazioni locali, non rifiutò mai l'aiuto richiesto da questi sventurati e disarmati villani ad intervenire contro qualsiasi mangiatore di uomini iniziasse i suoi massacri nel territorio dove Pondoro si era stabilito. Anche lui dovette affrontare le credenze locali con gli undici leoni mangiatori di uomini di usori, nell'allora Tanganica, l'attuale Tanzania, considerati dai locali dei Lion Men. Taylor incarnava il tipico irlandese deciso a tutto, a qualsiasi costo. Come Rashby, magia nera o no, affrontò con estremo coraggio e perseveranza tutti i mangiatori di uomini che il fato gli riservò e gli uccise tutti, sebbene tenne sempre in debito conto i consigli ricevuti dalle sue guide indigene e dai vari stregoni. Anni di caccia in luoghi remoti e con pericoli di ogni genere lo avevano reso prudente. Sapeva che spingersi oltre certi limiti era un suicidio. In ogni caso non ebbe quasi mai interesse nel capire le cause che avevano spinto queste bestie a diventare dei mangiatori di uomini. Si limitò a ucciderli e a ritornare a cacciare per l'avorio il più presto possibile. Taylor cacciò sempre quelle belve da solo. Uomo dal carattere forte, equilibrato, riflessivo, paziente, molto, molto coraggioso, Jim Corbett rispondeva a qualsiasi richiesta di aiuto e di intervento lasciando immediatamente il proprio lavoro e i propri interessi per dare la caccia alle tigri e ai leopardi che avevano iniziato la loro attività di mangiatori di uomini in una vasta zona dell'India del Nord. Tra il 1907 e il 1938 Jim Corbett dette la caccia e uccise 19 tigri e 14 leopardi, per un totale di 33 mangiatori di uomini documentati ufficialmente dalle autorità locali. Le stesse autorità registrarono ufficialmente che questi 33 animali avevano ucciso più di 1500 persone, per lo più donne, vecchi e bambini. La prima tigre uccisa da Corbett fu la tigre di Champawat, un animale responsabile dell'uccisione di 436 persone. Uccise anche il leopardo di Panar, che in sette anni aveva ucciso e divorato più di 400 persone, e il leopardo di Rudraprayag, anch'esso responsabile dell'uccisione di 125 persone nell'arco di dieci anni. Altri famosi mangiatori di uomini uccisi da Corbet furono le tigri di Tallades, di Moan, di Tak e di Chogart. Dalle analisi delle spoglie dei leopardi e delle tigri uccisi, Corbett riuscì spesso a risalire alle cause che avevano probabilmente indotto questi animali a diventare mangiatori di uomini. La maggior parte di questi animali soffrivano di ferite inferte da aculei di istrici e da pallettoni o proiettili rudimentali in piombo sparati maldestramente dai locali. Sotto la pelliccia della tigre femmina mangiatrice di uomini di TAC, Jim Corbett trovò due vecchie ferite provocate da altrettanti pallettoni. Uno era situato nella spalla dell'animale e aveva fatto infezione, impedendo alla tigre i movimenti. Corbett affrontò quasi sempre tutti i mangiatori di uomini da solo, spesso in appostamenti da terra, soprattutto di notte. Talvolta nei suoi tentativi diurni portava con sé il suo piccolo cane Robin o, come nel caso del leopardo di Rudraprayag, il suo grande amico Sir William Ibbotson, commissario del Garwal e consigliere del governatore delle province unite inglesi in India. Corbett era nato in India da parenti inglesi, e sin da piccolo aveva vissuto la giungla in prima persona, trascorrendo più tempo nella foresta che a casa. Jim era quindi un grande conoscitore degli ambienti e delle abitudini degli animali della giungla. Altra caratteristica importante di Jim Corbett è che non fu mai un cacciatore professionista e lo fu poco anche come sportivo. In realtà Jim Corbett preferì sempre la fotografia alla carabina e si batté perché fosse istituito un parco nazionale di protezione dei grandi felini indiani, lotta che condusse con grande successo poiché il parco fu istituito e a suo nome, il Jim Corbett National Park. Non credette mai a cause soprannaturali riguardo i motivi che avevano spinto i mangiatori di uomini che uccise ad iniziare la propria carriera. Ma è anche vero che la magia presente in India era bianca e non nera e che la situazione politica e sociale dell'India limitava la criminalità locale ad altri tipi di azione rispetto all'Africa. In ogni caso,. Diverse volte non ebbe alcun tipo di appoggio fattivo nella caccia a questi animali se non quello morale e logistico dalle popolazioni locali. Alcune di loro, infatti, ritenevano questi animali shaitan, demoni. Ecco, in sintesi, la descrizione dei più famosi leopardi e tigri mangiatori di uomini abbattuti da Jim Corbett. La tigre, la tigre di Champa Wat una tigre femmina del Bengala battuta nel 1907 molto vicino alla gola del fiume Gaida. Questa tigre era stata forzatamente spinta in India dall'esercito nepalese che gli aveva dato una serrata caccia dopo che l'animale si era reso responsabile dell'uccisione di più di 200 persone in Nepal. L'animale si rifugiò nel distretto di Kumaon in India nel quale instaurò un vero regime di terrore. Uccise e divorò un totale di 436 persone, incluse quelle del Nepal. Lo stesso giorno in cui fu uccisa da Corbett, la tigre aveva ucciso e appena finito di divorare una ragazzina di 16 anni. L'esame post mortem rivelò che questa tigre aveva sofferto a lungo per la rottura dei due canini. Il leopardo di Panar. Questo leopardo diventò mangiatore di uomini subito dopo la famosa epidemia di colera dei primi mesi del Novecento, cui, po cui poi contribuì il fatto di essere stato ferito da una fucilata di un bracconiere. A lui sono state attribuite più di 400 vittime nel distretto di Kumaon. Fu cacciato e ucciso da Corbett nel 1910 dopo sette anni di massacri. La tigre di Tallades. Questa tigre femmina che, che, che uccise 150 persone accertate viveva nella zona di Tallades, terrorizzando la locale popolazione per ben otto anni prima di essere uccisa da Jean Corbett nell'aprile del 1929. Al momento dell'abbattimento aveva con sé due giovani figli. La tigre di Moan. La tigre che uccideva gli uomini nella valle del Cosi aveva ucciso un numero imprecisato di persone. Corbet la uccise nell'estate del 1930. La tigre di Ciuca. Questa tigre e i suoi due giovani figli Elessero le zone della Valle di Ladia e intorno al villaggio di Ciuca quale loro zona di caccia all'uomo. Responsabile di numerose vittime nei villaggi della zona fu uccisa da Corbete nell'aprile del 1937. Poi la tigre di Tac, forse una delle più famose. Questa tigre fu uccisa da Jean Corbett nel novembre del 1938 nel villaggio di Tac. Corbett, che aveva al tempo già 63 anni, dovette stare nascosto per ben tre settimane appostato notte e giorno su una minuscola altana all'interno delle foreste montuose del Tac per sorprendere questo scaltro animale. Corbett uccise questa feroce tigre con un colpo sparato a pochi centimetri di distanza. Sotto la pelliccia del grande felino, Corbett rinvenne due pallettoni le cui ferite non si erano mai rimarginate ed erano in costante suppurazione. Poi la tigre di Chogart. Questa tigre divorò 64 persone in 5 soli anni nella zona est del Kumaon. Corbett la uccise l'11 aprile del 1930 a Kala Agar. L'esame post mortem rivelò che gli artigli e i denti canini dell'animale erano completamente usurati segno inequivocabile della estrema anzianità della tigre che le impediva di cacciare le sue abituali prede naturali il leopardo di Rudraprayag questo leopardo diventò mangiatore di uomini il 9 giugno del 1918 poco dopo la famosa epidemia della spagnola che fu chiamata in India war disease si trattava di un leopardo maschio che uccise e divorò 125 persone nel distretto di Cumaun, terrorizzando per otto anni le popolazioni di un'area molto vasta ma frequentatissima dai numerosi pellegrini e religiosi che si spostavano lungo le strade principali di collegamento di numerosi santuari e luoghi di culto locali. L'ultima vittima del leopardo di Rudraprayag fu registrata il 14 aprile del 1926. L'autopsia del leopardo di Rudraprayag rivelò estrema usura dei denti e la mancanza di alcuni di essi e alcune ferite da arma da fuoco una alla zampa per una tagliola. Impedimenti fisici questi dovuti però al normale degrado portato dall'età e dalle ferite inferte in otto anni di caccia spietata da parte di numerosi cacciatori che tentarono a più riprese di ucciderlo. Su specifica richiesta del Parlamento inglese, Corbett decise di dargli la caccia e dopo quasi un anno di tentativi riuscì ad abbatterlo il 2 maggio del 1926. Nella cittadina di Rudraprayag è stata eretta una lapide nel punto in cui fu ucciso il leopardo mangiatore di uomini e Corbett fu da quel giorno nominato Sadu Santo. Anche del leopardo di Rudraprayag è stato realizzato un film dalla BBC 2 nel 2005 dal titolo The Man-eater Leopard of Rudraprayag, diretto da John Hay e interpretato dagli attori Jason Fleming Joshi May e Jay Villiers. La trama del film ricalca a grandi linee la vera storia narrata da Jim Corbett, anche se è stata fatta una disgressione sentimentale molto infelice. Nel film si ipotizza un coinvolgimento sentimentale tra Corbett e la moglie di Ibotson che fu inesistente. In tutta la sua carriera di cacciatore di mangiatori di uomini, Jim Corbett impiegò per lo più tre fucili, una carabina bolt action in calibro .275 7x57 Mauser, un Espress in calibro .500 modificato per le cartucce nitro con polvere incordite e un Espress in calibro .450-400 Nitro Express. Impiegò anche un monocolpo Martini R in calibro .577-450 ma solo per cacciare prede minori. Jim Corbett ha scritto diversi libri, tra i quali due sui mangiatori di uomini: Il leopardo che mangiava gli uomini, si trova anche in italiano tradotto, e Men Eaters of Kumaon. Come Jim Corbett, Kenneth Anderson era nato in India da parenti scozzesi e, sin da piccolo, aveva praticato la caccia ma anche l'animal watching. Era un grande conoscitore dei territori e delle abitudini degli animali della giungla indiana. Ebbe una lunga carriera di cacciatore di felini mangiatori di uomini e cercò sempre di scoprire e approfondire le cause scatenanti della loro propensione verso la carne umana. Tra i più famosi mangiatori di uomini, Anderson uccise l'orso labiato di Misore, responsabile di 12 vittime umane. Il leopardo di Gummalapur, il leopardo delle colline di Yellagiri, la tigre femmine di Hola Giri, la tigre maschio di Segur e la tigre maschio di Munda Shipallam. Ufficialmente le autorità governative gli attribuirono gli abbattimenti di otto leopardi, 7 maschi e una femmina, di sette tigri, 5 maschi e 2 femmine, e di un orso labiato, mangiatori di uomini, dal 1939 al 1966 ma da fonti personali e non ufficiali, il calcolo riporta tra 18 e 20 leopardi e tra 15 e 20 tigri mangiatori di uomini. Anderson abbatté anche diversi elefanti che avevano terrorizzato e ucciso alcuni abitanti di villaggi. A differenza di Jim Corbett, che cacciò sempre nel nord dell'India, dalle pendici dell'Himalaya e delle catene di... Sivalkis, Garwal e di Kumaon sino al Norden MP, Anderson operò nel sud dell'India, precisamente nelle zone di Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kunataka, Malabar del nord e Kerala, allora Madras Presidency, Missouri State e Hyderabad Principality. Uno dei motivi principali del successo di Anderson nella caccia ai mangiatori di uomini fu la sua abilità nell'organizzare una fitta rete di informatori nei villaggi delle regioni limitrofe alla sua, in modo tale da poter intervenire nel più breve tempo possibile, evitando così molte vittime. Anche lui fu un cacciatore solitario, sebbene aiutato spesso dal suo fenomenale cane da caccia chiamato Nipper. In tutta la sua carriera di cacciatore di mangiatori di uomini, Anderson impiegò una sola carabina, una Winchester 1895 in calibro 405 Winchester. Anderson ha scritto molti libri su tutte queste sue avventure. Con la conoscenza dei più famosi animali mangiatori di uomini e con i cacciatori che li hanno affrontati e uccisi, Abbiamo adesso una buona panoramica sull'argomento. Tuttavia una domanda nasce spontanea. Ma quanto è grande oggi questo fenomeno? Ma a questa domanda vi risponderò nella seconda parte del dossier Gli animali mangiatori di uomini.